Benvenuti nel mio canale, oggi un nuovo video. Questo è il consueto appuntamento mensile dei prodotti finiti. Come vedete la mia bustina è bella colma e parto random e vi faccio vedere tutti i prodotti. Vi ricordo che sotto nell'info box troverete tutte le descrizioni dei prodotti con i prezzi dove me li ricordo ovviamente di acquisto. Allora, vi faccio vedere subito che ho terminato questo acqua solare profumata Fresh Bronze della Delice. Questa è quella, la profumazione di Amamelis e Aloe Vera. Allora, questa qua l'ho portata il fine settimana che sono andata da Paola e praticamente l'abbiamo usata in concomitanza con Paola, Donatella e anche Camilla. E ragazze, ha una profumazione buonissima, 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 veramente. Infatti già l'ho ricomprata, l'ho pagata solamente 4,50 euro da CAD e effettivamente funziona. Allora, ora se abbronza non lo so, perché io l'ho usata in particolar modo per appunto rinfrescarmi, però è un prodotto veramente ottimo che ve lo consiglio vivamente per chi sta tutto il giorno sotto al sole come me, insomma, da spruzzarsi, veramente ottimo. Il prodotto è appunto questo. Ho terminato poi un pacco di questi dischetti maxi della Coop che sono in 100% cotone, hanno un doppio lato e hanno un lato decorato ideale per rimuovere rapidamente il trucco, mentre un lato liscio che è indicato per liberare la pelle dalle piccole impurità. A me piacciono tantissimo, costano tra l'altro 99 centesimi, mi piacciono tantissimo perché appunto struccano molto bene, con un paio di dischetti riesco a struccarmi perfettamente tutto il viso, poi sono cuciti e cosa fenomenale è che non sfaldano e quindi non lasciano pelucchi in giro. Sempre parlando di dischetti, ho terminato questi cotton pads. Questi sono quelli della Iseré, sono 120 pezzi. Questi costano, mi sembra, sempre 99 o addirittura 89 centesimi. Contengono, come vedete qua dal disegno, sono cuciti. A me piacciono tantissimo, li utilizzo sia per struccarmi gli occhi con un bifasico, sia per andare a rimuovere lo smalto e cose varie, mi piacciono tantissimo. Ho terminato poi questo pacchetto qua di 100 veline facciali, 2 veli del marchio Intimo. Queste le compro, mi sembra, le ho prese dai cinesi, mi sembra, a 99 centesimi. Contengono 100 veline, sono un pochino fini, nonostante qua dice ci sono 2 veli, però per l'utilizzo che ne faccio io, cioè per rimuovere gli swatch o per soffiarmi il naso, per pulirmi, insomma, sono veramente ottime. Ho terminato poi questo pacco di salviette Utility della Fria, sono 60 salviette igienizzanti e queste sono adatte per i bambini e dice per il cambio manine e viso. Io anche queste, ragazze, le compro quando le trovo in offerta, special modo a CAD, le utilizzo maggiormente per rimuovermi gli swatch oppure per pulirmi le mani appunto mentre mi trucco, quindi non so dirvi se effettivamente il suo uso, però sono molto buone, anche l'odore è molto gradevole e molto 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 delicato. Ho terminato poi questo pacco qua di lamette, sono le Tilette Simply Venus, contiene 4 lamette più 2 in omaggio. A me piacciono tantissimo, sono, vedete, hanno, come dice anche qui, la striscia lubrificata, in modo che praticamente con una passata portano veramente via tutti i peli. Io le ho terminate e le ho già riacquistate per portarmele a mare, quindi un prodotto ottimo. Le ho prese, mi sembra, in Coop pagandole tipo 2 euro una bischierata e sono veramente prodotti validi. Ho poi terminato un pacco di assorbenti, questi sono i Lines Idea Ultra, sono quelli da notte, io mi ci trovo bene con i Lines Idea, quindi meglio di così. Ho poi terminato, che poi tutto sommato terminato è un parolone perché uno l'ho terminato e uno l'ho travasato in un vasetto, l'amido, questo qua purissimo, questo è della Sof Idea, io questo qui l'avevo comprato a CAD pagandolo tipo 79 centesimi in offerta e lo utilizzo tantissimo perché in questo periodo che fa veramente caldo mi vengono tutti gli sfoghi dovuti alla sudorina, quindi con questo lo vado a tamponare proprio dove mi viene lo sfogo, anche qui mi è venuto
venuto qui, mi è venuto qui, appunto andandolo ben a tamponare con quest'amido si va a alleviare molto il rossore e poi passandoci il gel d'aloe in 2 giorni, diciamo, l'eritema se n'è andato. Un prodotto valido, sapete che io mi ci trovo benissimo, lo utilizzo anche in inverno in vasca per praticamente strani rumori, dicevo lo utilizzo appunto in vasca proprio per lavarmi, un prodotto veramente ottimo. Ho poi terminato 2 balsami della Sien. Allora, in questo periodo che è veramente caldo, tendo tutti i giorni a lavarmi i capelli, però per cercare di non rovinarli, quindi di non utilizzare mille milioni di shampoo, vado a utilizzare solamente il balsamo. Allora, ho terminato questo che è il Repair Care per capelli secchi e sciupati e questo, ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto. Contiene la provitamina e è veramente ottimo, hanno un costo bassissimo. Ora, io non vi so dire esattamente quanto tengano puliti i capelli, perché appunto lavandomeli tutti i giorni è una cosa impossibile, però avendo le punte molto secche causate appunto dal sole e cavoli vari, un prodotto che effettivamente mi ha aiutato. L'altro è questo qua ed è per capelli sfibrati, quindi sempre alla Provitamina, sempre Repair and Care, ed è il packaging rosa, come potete vedere. Comunque l'utilizzo è la medesima per capelli comunque secchi, sciupati dal sole, e sinceramente a me sono piaciuti. Hanno un costo veramente irrisorio, non ricordo quanto l'ho pagato, comunque tipo intorno a 1 euro, 1,50 euro. Sono confezioni da 300 ml, quindi sicuramente se ritornerò a Lidl li riacquisterò, perché per il prezzo che hanno e per l'uso quotidiano sono dei prodotti veramente ottimi. Ho poi terminato la famosissima acqua micellare della Garnier, quella con il tappo rosa, e questa è tutto in uno per pelli sensibili. Strucca, deterge e lenisce senza risciacquo. Viso, occhi e labbra, senza profumo, senza parabeni, con formula ipoallergenica. È una confezione da 400 ml, l'avevo presa in offerta a CAD, però sinceramente non mi ricordo esattamente il prezzo, però ve l'ho detto sicuramente in un video haul, e mi è durata abbastanza. Io questa la sto utilizzando, l'ho utilizzata finché non l'ho terminata, in questo periodo estivo, proprio perché fa molto 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 caldo e mi fa fatica addirittura anche struccarmi. Quindi con questa qui prendevo il maxi cotoncino, la passavo tutta sul viso e struccavo. Unica pecca che all'inizio non me lo faceva, non mi bruciava gli occhi, mentre ultimamente ho riscontrato un po' di bruciore agli occhi. Però siccome ho cambiato mascara, non vorrei invece che dipendere dall'acqua micellare, dipenda proprio dal mascara. Comunque un prodotto valido, se lo ritroverò in offerta sicuramente lo riacquisterò, perché mi è piaciuta veramente tanto. Ho poi terminato, ragazzi, questo tonico qua della Roberts all'acqua distillata alle rose. Allora, questo tonico, che dirvi, a me non mi è piaciuto tantissimo l'odore, perché quando si apre la confezione si sente un forte odore di rosa, che però poi non, quando si va a mettere sul cotoncino l'odore di rosa si va a disperdere, anzi lascia anche un odore che a me non è che sia piaciuto molto. Mi è stato molto comodo però questo tonico, perché io l'ho travasato praticamente in una boccettina con lo spruzzino, e fino a che non ho comprato l'acqua termale me lo sono portato praticamente dietro per rinfrescarmi, in quel caso lì funzionava. Me lo andavo a vaporizzare un pochino sul viso e mi tenevo un po' più fresca. È un tonico da 300 ml, l'ho comprato al supermercato pagandolo tipo 2 euro o cose così. Non lo riacquisterò proprio per il semplice fatto che non mi è piaciuta la profumazione. Adesso comunque ne sto testando e terminando altri, quindi per il momento non lo riacquisterò. Poi se lo ritrovo in offerta magari un altro anno in estate da utilizzare proprio come vaporizzatore, lo potrei anche riprendere, però come tonico assolutamente no. Ho terminato poi questa lozione solare qua, è la Nivea Sun Protect and Bronze, è una protezione 30, quindi una protezione alta. Protegge sia da raggi UVA che da UVB ed è resistente all'acqua. È una confezione da 200 ml, l'avevamo comprata l'anno scorso al mare, anzi veramente l'aveva comprata la mia cugina, un vaso enorme, e ce n'era rimasta tanto così, me l'aveva lasciata e mi ha detto consumala. Ha un po' di 12 mesi, quindi avendola aperta ad agosto, ho teso ad utilizzarla da aprile fino ad adesso che appunto è terminata, in modo da
come si può dire, in modo appunto da non arrivare in scadenza, perché sapete che soprattutto con i solari io ci sto molto 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 attenta. Come vi ho già detto nel video dei solari, questa protezione io non l'ho utilizzata perché io sono allergica ad un ingrediente che si trova all'interno della Nivea e quindi mi crea tutte delle bollicine sotto pelle, e sono una cosa a parte brutta a vedersi, ma poi mi pizzicano anche, quindi l'ho fatto utilizzare a Gabriele. Gabriele si è protetto, siamo sempre andati al mare, non si è bruciato, quindi un prodotto secondo lui promosso. Ho terminato poi, ragazzi, due bagnoschiumi. Allora, il primo che ho terminato è questo qua della Sienna, di questa limited edition, e si chiama Destination Sydney. È un gel al profumo di agrumi, vediamo se c'è scritto. Infatti, acido citrico, limone, ok, quindi è al limone. E ragazzi, a me questi bagnoschiumi piacciono tantissimo. È da 300 ml e costa tipo un euro, mi sembra di averlo preso in offerta a 99 centesimi addirittura, ed è veramente buono, mi è piaciuto, andava a lavare, rinfrescava, eccetera eccetera. L'altro bagnoschiumo terminato invece è questo qua della Avon Naturals, ed è quello alla margherita bianca e il limone di Sicilia. A me piacciono molto le profumazioni agrumate in estate, si vede. Questo aveva una profumazione buonissima, si sentiva molto 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 la profumazione di questa margherita rosa, che dovrebbe corrispondere anche all'echinea, credo, ed è veramente ottimo. È un bagnoschiuma da 200 ml, costa tipo intorno a 2 euro, e quindi insomma un prodotto secondo me promosso e da riacquistare. Infatti, se avete visto i miei spacchettamenti Avon, l'ho consigliata molto sia l'acqua profumata sia il bagnoschiuma di questa profumazione, perché appunto è molto molto buona. Ho terminato poi, ragazze, questo balsamo corpo della Phytorelax all'olio d'argan. Questo me l'avete sentito parlare mille miliardi di volte. L'ho utilizzato perché ha un po' solamente di 6 mesi e siccome lo utilizzo in inverno appunto per andare a idratare la pelle quando veramente secca 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 secca, però appunto avendo un po' solamente di 6 mesi ho teso a terminarlo in questo mese, perché ho detto poi parto per un mese, magari arrivo a casa, siamo vicini alla scadenza, va male, non mi dispiace, perché è anche un prodotto che costa sui 6 euro. Come vi ripeto sempre, la profumazione non è delle migliori, perché ovviamente sa di argan, però come vi dico sempre, a me la profumazione all'argan piace e quindi promuovo sicuramente il prodotto. Ovviamente se non vi piace la profumazione dell'argan ve lo sconsiglio, perché appunto è forte, però è un prodotto molto molto valido per l'idratazione della pelle. Ho poi terminato questo scrub, che vedete avevo anche aperto per terminarlo, che è un detergente viso e corpo rinnovatore e stimolante. Allora, io cerco di non utilizzare mai lo scrub in estate perché porta via l'abbronzatura, però generalmente, soprattutto da aprile a giugno, che a luglio, scusatemi, questo è il mese di luglio, ok, che vado al mare solamente una volta alla settimana o comunque durante il fine settimana, tendevo ad utilizzarlo il venerdì per andare a sfoliare la pelle, levare praticamente le cellule morte e aiutare quindi il sole ad abbronzarmi senza comunque causarmi macchie e cose varie. A me è un prodotto che mi è piaciuto, l'ho pagato veramente poco, sono 150 ml. Vi dico anche la profumazione, che è lo oligoel, non ci so leggere, oligo elementi marini e aloe vera. L'ho utilizzato anche sul viso, quindi l'ho utilizzato tranquillamente sotto la doccia per lavarmi. Prodotto veramente ottimo. Ho poi terminato la mia crema per i piedi, questa è della Footworks ed è il balsamo riparatore e nutriente per i piedi. Sapete che d'estate, portando le scarpe aperte, a me si rovinano tantissimo i piedi, tendo quindi a farmi sempre lo scrub con la mia adoratissima spazzolina e poi ad utilizzare una crema in piedi ammorbidente. I prodotti della Footworks sono veramente ottimi, a me piacciono tantissimo e ho trovato un'orecchina all'interno dei prodotti finiti, vabbè dettagli, a me piacciono tantissimo e sinceramente hanno un piccolo prezzo per una qualità veramente ottima. Ho terminato poi, ragazze, due confezioni di olio d'argan del Marocco. Anche qui non mi dilungo tanto perché me l'avete sentito parlare tantissimo. È l'olio d'argan del Marocco dell'Advanced Technique di Avon. Sapete quanto adoro questi prodotti, ne ho terminati due perché appunto lavando i capelli tutti i giorni
a luglio, tutti i giorni lo dovevo andare ad utilizzare, anche perché mi piace tantissimo da mettere anche prima di andare al sole per appunto proteggere veramente tanto le punte. È un prodotto ottimo, se preso in offerta lo possiamo trovare intorno ai 4 euro sul catalogo. Ne ho fatto scorta da portarmi al mare e è un prodotto che io vi stra consiglio. Ho terminato poi questa mini set dell'Head & Shoulders Classic. Di questo shampoo non mi dilungo tanto perché ve l'ho già recensito nel video della mia hair care per capelli colorati che ve la lascio qui da qualche parte e sotto nell'info box. E ragazze, sapete che questo shampoo a me piace tantissimo e appunto mi piace veramente tanto. Non ne ho terminato altri shampoo perché il mese scorso, se avete visto, ne avevo terminati diversi, quindi li ho aperti tutti nuovi e quindi insomma un po' per terminarli mi ci vorranno, quindi vabbè. Ho terminato solo questo, è perché è piccolo. Ho terminato poi lo stick di protezione 50 dell'Australian Gold. Questo è uno stick che io avevo preso l'anno scorso dalle mie estetiste pagandolo 10 euro. A un po', se non mi sbaglio, di 12 mesi, avendolo acquistato l'anno scorso, diciamo a giugno, ho teso a terminarlo. Allora, a me è stato veramente utile perché in estate mi si bruciano spesso le labbra, quindi devo darci una protezione altissima. Poi utilizzando la pillola, che vi faccio vedere, l'ho anche terminata, beh, dettagli, utilizzando anche la pillola mi si va a macchiare tutto il contorno labbra, quindi cerco di proteggermela sempre anche quando vado a lavorare. Comunque esco fuori, vado a utilizzare lo stick. Adesso ho acquistato quello della Geomar in protezione 50, mi sta piacendo tantissimo. Comunque ragazzi, i prodotti dell'Australian Gold sono dei prodotti veramente 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 validi. Sempre parlando di mare, ho terminato, penso tre di queste bustine della Hawaiian Tropics protezione 15, che utilizzo proprio su tutto il corpo. Me l'hanno mandata appunto con il progetto provato da voi, lo sapete, io un po' le ho date mia, un po' me le sono tenute perché comunque la protezione 30 che mi hanno inviato la utilizzo solamente sul viso e sul décolleté, mentre su tutto il resto del corpo a me, essendo comunque già bella che è abbronzata, ho utilizzato la 15. Ho poi terminato due bustine dell'attivatore di melanina Africa della Maison, che sapete io mi ci trovo strabene, mi piace tantissimo e niente, lo utilizzo appunto per attivare la melanina, mi raccomando, non contenendo fattore di protezione, va mischiato sempre alla protezione, che sia 10, 2, 15, 30, comunque va sempre utilizzato insieme a una protezione, proprio perché questo non contiene fattore di protezione. Ho terminato poi un dentifricio della Colgate, il Max White One, che già ve l'ho recensito, non mi è piaciuto per niente perché andava a impastare tantissimo la bocca. Lasciava sì la sensazione di freschezza, però andava a impastare la bocca in un modo assurdo e a me non mi è piaciuto. Non lo riacquisterò, mi trovo bene con il Mentadent e continuerò ad utilizzare il Mentadent. Ho terminato poi questa crema notte che è della Stardust. Allora, questa l'aveva regalata mia zia a mia mamma, però mia mamma non l'ha utilizzata, non la utilizzava. È una crema anti rughe. Allora, sapete che io, come vedete, non ho rughe nonostante i miei 31 anni, però nel senso non ho rughe, però mi piace utilizzare una crema anti-age in particolar modo per la sera. Questa non era da sera, però non conteneva fattore di protezione e quindi poteva utilizzarla sempre la notte. Aveva un odore che a me non piaceva per niente, però comunque come crema funzionava perché andava a idratare benissimo 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 la pelle. I prodotti della Stardust, ragazzi, hanno dei prezzi allucinanti, pompano da morire, però sono dei prodotti veramente validi. Ovviamente non so neanche se ci sarà più in catalogo perché è una crema abbastanza vecchia, però a me è piaciuta tantissimo. Come avete visto da questo video, ragazze, non ho terminato nessuna crema per il corpo. Voi direte strano perché di solito la Francesca ne termina sempre 500.000. Sì, perché con questo caldo mi dava fastidio anche utilizzare la crema corpo e quindi mi sono spostata sugli oli. Ho terminato infatti questo barattolino dell'olio di mandorle dolci, pure al 100% al profumo di viola dei provenzali. Questo l'ho preso in offerta a CAD pagandolo sui 3 euro e soprattutto perché lo volevo acquistare, ma non mi ispirava. Poi l'avevo visto in un video di Alessia, che qui su YouTube è Pink Fashion 1985, la quale non un stramega bacio, e quindi poi mi sono decisa ad acquistarlo. È un prodotto veramente ottimo.
profuma di viola, ma quel profumo veramente veramente delicato e soprattutto mi è andato a idratare tantissimo la pelle. È una confezione da 200 ml, io l'ho utilizzata praticamente giugno e luglio e l'ho terminata, non sarà tanto. Adesso sto utilizzando l'olio della Caloderma che ce n'è rimasto un tantino così, voglio vedere di terminarlo prima di andare in ferie, perché vi sto dicendo che vi sto girando questo video è il 28 di luglio. Perché poi andrò in ferie, non so quando voi vedrete questo video, perché come avete visto nel video del primo che vi ho pubblicato il 1° di agosto del giveaway dei saluti, sto andando in ferie e vi sto preparando i video. Quindi magari a fine agosto troverete non solo i prodotti che ho terminato nel mese che sono stata al mare, ma vedrete anche dei prodotti che poi ho terminato in questi ultimi giorni di agosto, prima appunto di partire. Comunque, tornando all'olio, a me è piaciuto veramente tanto. Questa profumazione veramente delicata di violetta aiutava a profumare la pelle senza quindi aver bisogno poi di darsi acque profumate, profumi o quant'altro. Un prodotto secondo me promosso a pieni voti. Bene ragazze, il video dei prodotti finiti è finito. Fatemi sapere anche voi sotto nei commentini se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi ci siete trovati. Vi mando un bacione enorme. Mi raccomando, con tutti questi barattolini fate la raccolta differenziata, perché ovviamente c'è tanta plastica e tanto vetro e si riesce a riciclare molto bene il tutto. Non è una campagna pubblicitaria, ma io sono pro raccolta differenziata. Quindi niente, vi mando un bacione al prossimo video. Ciao!